Buongiorno Vici! Oggi siamo a Venzone, uno dei borghi più belli d'Italia, nel Friuli, nel parco naturale delle Prealpi Giudie, giusto? Sì. E andiamo a fare un piccolo giretto. Eccoci, abbiamo comprato i gettoni al bar di fronte al Duomo e andiamo a vedere 2 euro gettone. Andiamo a vedere le mummie di Venzone. Allora, qui c'è la spiegazione in furlano e in italiano. Adesso Marco ci fa una pillola di riassunto. Si forma una mummia che le disidrata e ne inibisce la decomposizione. Ah! Gli fa bombicina perso. Cos'è? Una muffa? Ah, è la muffa che ha fatto le... Ma... Questo è un bambino che fa le pernacchie, vabbè. Anche con le ascelle, anche con la... Ah sì? Non ci riesco a fare quella cosa. Vabbè, la mumma più antica... del 1647. Ah, il gobbo. Ah. Wow. Entriamo. Trovate le mummie alla cappella di San Michele, di fronte al Duomo. Ci sono 5 mummie. Allora, interessanti le mummie, non sono proprio carine, però sono interessanti. Proprio... Sì. Beach body. Andiamo a vedere l'interno del tubo. Cosa fa salire? Ed ecco Porta San Genesio. Chi sei tu? Io mi ho trovato un belì. Ciao belì. Sì? Dov'è la lavanda di Venzone? Diccelo. Lui ha deciso che ci accompagna. Stiamo facendo via Santa Caterina, che la porta a San Genesio, dovrebbe portarci al sentiero celtico. Escursione con guida. Escursione con guida gratuita, oltretutto. E lui ci porterà. Vai, portaci! Lui è sicuro di dove stiamo andando. Guardalo. Eccoci, dopo un bel po' di salita. No dai, non tantissimo. Siamo arrivati alla chiesetta di Santa Caterina. Caruccia. C'è anche un'area picnic. È chiusa. Però si vede un po' dentro. Carina. C'è rasaerba viking. Bellissimo. Buongiorno.
Sono un brutto esempio, non dovete venire coi sandali qua. Venite con le scarpe da ginnastica. Lezione di pronuncia friulana. Aia. Ciam ciam ciccial ciam 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 ciccial ciam ciccial. Tu come lo dici, scusa? Sentiamo, maestro, ci dica. Ciam 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 ciccial. Non c'è anche tu, eh? No. Dall'ultima chiesetta a destra che arriva a questa strada qui, che è la Romea Strada, e che si chiama Cham Cham qualcosa. Quella roba là. Quella roba lì. Quindi qua giriamo a destra e arriviamo in centro. Ecco qua sono le mura. Cham Cham. Aperitivino. Arrivati all'osteria Marco Urele. In giardino, qua in parte all'orto, muy carino, con la vista sulle montagne. Ogni stagione c'è una tua fioritura, ogni periodo. Eh sì, lo chef è venuto a raccogliere i fiori per il pranzo. Qui c'è l'orto. Qui c'è Marco, le zucchine, sono tutte cipolle. Ecco gli gnocchetti con le erbette dell'orto, carpaccio di Angus, super, buon appetito, che buoni, super buono, si sente che sono fatti in casa, molto buoni. Pranzo super top. Buono, bel posto. Bel posto, buono, passeggiatina, vi digeriamo. Dolcetto. C'è la macchinetta. Eh sì, lei come si chiama? Franco Valente. Franco, facciamo un caffè con Franco che ci racconta un po' di storie. Arrivederci. Arrivederci, madre. Abbiamo fatto una super chiacchierata col signore. Io ho capito metà perché parlava solo furlano. Marco non so se ha capito in realtà, però noi sì. E ci ha spiegato questa cosa, perché noi siamo venuti qua per vedere la lavanda. Ma è tutta una truffa. È una truffa. Cioè, lavanda qua non ce n'è, però lo chiamano lavanda di Venzone. Ma non ce n'è in realtà. È tutta una truffa. Mai stata lavanda Venzone. Mai stata lavanda Venzone, l'ha detto lui, quindi se lo dice lui siamo sicuri. Salutiamo Venzone e andiamo a vedere le farfalle a Bordano. No, tu dimmi che quella roba è finta, che non è vera. No, toccarlo, no. Guarda che dentini, fanno zoom sui dentini. Che grandi queste farfallone, guarda che roba. Cioè, sono abnormi. Queste sono veramente belle, sembrano delle foglie, tipo. Cioè, lui si nasconde molto bene, eh? Ma è bello grosso. Ecco la piccola pasticceria, come l'ha chiamata Marco. Allora, attenzione, perché qua le iguane sono libere e felici. Torda.
Buona. Chiudiamo da qui il video. Ricordatevi di iscrivervi al canale e le notifiche. Mettere, attivare le notifiche, mettere mi piace, fare tutto. E abbiamo un ricordo di lavanda di Venzone che è questo. Buono. Diteci cosa pensate di questa truffa e alla prossima.